Welcome back e bentornati nella seconda parte della Weekend League. Come avete visto nel video di ieri, siamo partiti con il piede giusto. Abbiamo fatto 14 vittorie nelle prime 20 partite. Tutto sommato eravamo in perfetta media per arrivare alle 25 vittorie di oro 1, ma nella seconda parte qualcosa è cambiato. Cosa? Ho iniziato a giocare tutte le partite come se fossero delle finali. Le ho giocate tutte al 100% senza lasciare nulla ai nostri avversari. In questo video andrete a vedere le ultime 7-8 partite con tutti i gol che ho giocato di questa Weekend League. Per chi non lo sapesse e non ha visto il video di ieri, questo fine settimana la EA Sport ha deciso di prolungare di un giorno la Weekend League per problemi di connessione dei server. Nella prima parte ho avuto diversi problemi di latenza perché mi trovava soltanto partite con due tacche rosse e poi il gameplay laggava tantissimo. Infatti, se non sbaglio, la domenica sera ho perso almeno 3-4 partite consecutivamente per colpa della connessione. Ho avuto anche due disconnessioni solo nella prima parte, per fortuna, e tutte quante che non hanno inciso il mio percorso di questa Weekend League. Ma adesso passiamo alle immagini. Partita stranissima, ero sotto per 2-0, poi Dani Alves e questo gran gol di Parolo mi rimettono il risultato sul 2-2. 75esimo, attacca il nostro avversario con Fernando Torres, che è una belva. Fernando Torres 91 è una belva. Perdiamo questa partita. Adesso andremo a affrontare un'ibrida tra BPL e non ho visto che altra nazione, però Perisic la mette subito nel verso giusto, 1-0 al sesto minuto. Al 22esimo Alexandro in versione attaccante per Higuain la mette dentro, pipita Higuain. Poi Alexandro decide di fare una stronzata clamorosa, ci complichiamo la vita da soli certe volte. Il Kun Agüero, erano 3 contro 2, ovviamente Hazard la mette a porta vuota per De Bruyne che fa 2-1. La partita non è finita perché al 61esimo c'è un calcio di rigore per noi, procurato da Paolo Dybala se non sbaglio, e sul dischetto c'è Gonzalo Higuain che spiazza il portiere e fa 3-1. Altra squadra ibrida tra BPL e Bundesliga, veramente sto trovando delle squadre fortissime, specialmente nelle ultime partite. E qui Nainggolan col piattone al 40esimo, lui aveva in porta anche Neuer, fa 1-0. Poi Manolas per Dybala, dentro per Higuain, 2-0 al 75esimo e la chiude il Pipita per un'altra vittoria. Altra squadra assurda, a 3 giocatori del mese della Weekend League. Bale va fino in fondo, Bale infermabile, Suarez al 18esimo fa 1-0, sempre il nostro avversario con Zonzi, bellissimo il pallonetto per Suarez che di fisico tiene e fa il 2-0, però il nostro avversario non era fortissimo e infatti io ci ho creduto fino alla fine. Higuain dentro per Dybala che è entrato proprio al secondo tempo, fa il 2-1, Dybala al 50esimo riapre questa partita e la, diciamo, la riprende definitivamente Ivan Perisic con il destro a giro, fa palo rete, fa 2-2 al 57esimo. Al 64esimo Paolo Dybala appoggia per Parolo, Parolo per Higuain, Higuain sponda per quadrato, si gira col destro, 3-2 al 65esimo, ma la partita ancora non è chiusa perché abbiamo sempre noi il pallone. Paolo Dybala per Higuain, rimpallo, prova il primo tiro, poi va a riprendersi la palla e fa il 4-2 al 68esimo, la chiude il Pipita. Altra squadra pazzesca, ibrida tra Serie A e Liga Spagnola, questo era veramente forte questo avversario. 22esimo, ma che gol ha fatto Higuain, quadrato scucchiaia, Higuain di prima sotto l'incrocio, poi quadrato per Parolo, un'inedita posizione da esterno, ancora quadrato, la chiude al 35esimo per il 2-0. Poi siamo arrivati al 61esimo, pallone ancora per quadrato che va fino in fondo e fa un gol pazzesco, Juan Cuadrado, e il nostro avversario decide di quittare. Altra partita, altra BPL con Son 84, lo soffro tantissimo Son. Lukaku, iniziano bene, è proprio lui. Pallone dentro per Son, e lì Son non sbaglia praticamente mai. 1-0 per il nostro avversario, noi dopo 3 minuti subito la reazione con quadrato, tacco per Perisic che in area di rigore la mette sotto l'incrocio dei pali. Grandissimo gol di Ivan Perisic, fondamentale per la mia squadra. Poi entra Dybala e all'85esimo la mette sotto l'incrocio anche lui per il 2-1 finale. Qui affrontiamo il nostro passato, la Bundesliga, con quasi tutti i giocatori che avevo io 2-3 settimane fa. E partiamo subito bene, Parolo fa un sombrero a Piszczek, la mette per Alexandro, Alexandro per Perisic, sempre Ivan Perisic. 12esimo 1-0.
non è finita perché il nostro avversario giocava veramente standard 1-2, palla e mezzo, e Draxler la mette dentro per l'1-1 al 36esimo. Poi risaliamo noi in cattedra, risale in cattedra Miralem Pjanic con il destro a giro, quasi sotto l'incrocio, qui Farman non ha potuto veramente nulla, se non sbaglio era Farman. Poi entra Dybala e anche Dybala la mette lì, dove non batte il sole, sotto l'incrocio dei pali, traversa rete. Qui forse ci voleva la goal line technology, però il pallone è nettamente entrato. Poi entra anche Mané, si mette in proprio e vedete che cosa combina Mané. Destro, dopo le due skill clamorose che mi ha insegnato Fabrizio. Altra BPL, forse questa sarà la nostra ultima partita, la penultima, non ricordo bene. Qui si fa imbucare Dani Alves da Eriksen e passa in vantaggio il nostro avversario. Sono passato molte volte in svantaggio in questa Weekend League. Qui grandissimo gol, non ho visto di chi. Però andiamo avanti, Higuain per Juan Cuadrado, Cuadrado per Dybala con il destro che non è il suo piede, la mette dentro per il 2-1 finale. E questa qui è stata la nostra ultima partita. Dopo le 28 vittorie della scorsa Weekend League finalmente posso essere pienamente soddisfatto del mio gioco e della mia squadra. Abbiamo ottenuto meritatamente un prestigioso fuori classe 3 settimanale che ci garantirà di avere un pacchetto con 3 if della settimana più il pack da 100.000 crediti. Ho trovato avversari forti nelle ultime 4 partite, ho faticato tantissimo e anche con un po' di fortuna ho portato a casa le vittorie. Siamo giunti ragazzi alla fine del video, io vi invito a mettere un like per questa serie che tornerà come al solito martedì prossimo con la prima parte. Iscrivetevi al canale, entrate su Telegram dove avrete aggiornamenti su tutto quello che riguarda FIFA e YouTube. Seguitemi su Instagram, lasciate like alla pagina di Facebook, tutti i link li trovate sotto nella descrizione. Io vi aspetto domani alle 18.30 per la solita live con l'apertura dei pacchetti settimanali e mensili della Weekend League. Vi ricordo che apriremo 2 pack con 14 if totali, 3 settimanali e 11 mensili, con la possibilità di trovare CR7, Neymar, Nainggolan 88 e tanti altri giocatori. Non vi resta che attivare la campanella e restare collegati su questo canale. Per ora è tutto ragazzi, un saluto a tutti da Juan Mata e noi ci vediamo in un nuovo video.